passiamo al quarto punto, interrogazione per verifica politica dell'attuale amministrazione comunale e dei punti consigliari presenti in consiglio comunale. Prego il primo firmatario, il consigliere Mancini, di leggere l'interrogazione. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, noi qui abbiamo presentato un'interrogazione per capire essenzialmente lo stato di salute dell'attuale giunta comunale e dei consiglieri presenti in consiglio. Quindi noi sottoscritti consiglieri comunali, Mancino Ruggero e Giulio Valenza, ammesso che occorre fare chiarezza e dare ai cittadini un sommario puntuale di definizione del quadro politico che caratterizza questa amministrazione, visto che l'attuale geografia politica del presente consiglio è formata da 3 consiglieri del PD, 4 consiglieri di Sicilia Futura, 3 consiglieri del gruppo Diventerà Bellissima, allo stato attuale rimangono 10 consiglieri che non hanno aderito a nessun partito politico. Inoltre, in relazione alle informazioni uscite ultimamente in questo periodo, sia sulle testate giornalistiche che sui quotidiani locali, è considerato che il sindaco all'ultima tornata elettorale è stato impegnato direttamente nelle file dell'UDC senza mai peraltro ufficializzare tale adesione sia in consiglio che a mezzi di comunicazione, dato atto che in teoria dovrebbe essere un sindaco di centrodestra, si chiede quindi al sindaco a quale partito del centrodestra appartiene, visto che si professa tale. Sempre in tema di geografia politica, gli assessori comunali che collaborano con lui a quale espressione o a quale movimento partito del centrodestra appartengono, e di conseguenza anche i consiglieri comunali a lui vicini che ad oggi non hanno fatto nessuna scelta. Posso? Sì, prego. Allora, gentilissimi consiglieri, facendo seguito all'interrogazione consigliare da voi presentata, mi pare doveroso innanzitutto mettere in evidenza come io ritengo assolutamente non legittimo l'atto del genere che mira a interrogare il sindaco sulle scelte dei consiglieri. E cioè in quanto credo che questo rappresenti un atto irriguardoso nei confronti degli stessi consiglieri, nonché non rispettoso nei confronti delle disposizioni contenute nel regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, il quale non prevede che i consiglieri siano destinatari di interrogazioni e soprattutto che gli stessi hanno facoltà, di certo non obbligo, di dichiarare la propria appartenenza politica con apposita dichiarazione in Consiglio Comunale. Detto ciò, dunque, la mia risposta si limiterà a fornire delucidazione sul mio personale percorso e ciò solo ed esclusivamente in virtù del rispetto che nutro nei confronti di questo consesso, atteso che gli argomenti dell'interrogazione sconfinano, a mio modesto parere, rispetto al contenuto previsto dall'articolo 13 del regolamento comunale. Preliminarmente, tuttavia, ritengo utile e opportuno esprimere quello che è il mio personale concetto di critica. Concetto di chiara ispirazione greca che vado brevemente ad esprimere prendendo in prestito alcuni stralci di diversi atti. Il termine politica infatti viene dal greco polis, un'entità politica, sociale ed economica, ma anche e soprattutto etico-morale. Come ci dicono tanti testi, fu Platone il primo a teorizzarla come un organismo educativo collettivo nei confronti del singolo, finalizzato al bene comune. Sempre questi testi ci dicono che questo sostantivo polis è tra i più ricchi di significati all'interno del lessico greco. Cosa significa polis per un greco? Essere un politis, cioè un cittadino, è pieno dei suoi diritti e doveri, indipendentemente dagli avi che lo hanno preceduto, e aggiungo io, dai padroni che lo comandano, un cittadino che ha la facoltà di prendere parte alle decisioni comuni proponendo attraverso la libertà di parola quello che ritiene sia il consiglio migliore per l'intera comunità e sottolineo per l'intera comunità. Il politis si sente coinvolto nella gestione della vita della sua città in prima persona. Soffre, ama, combatte con ardore per i suoi concittadini quasi fossero membri della sua stessa famiglia. La meta finale della politica è infatti conseguire il vivere bene. È proprio questa la qualità che si riconosce ancora oggi ai greci. Essi sperimentarono molto raramente quel conflitto tra società e individuo che è causato dalla distanza tra chi è al potere e chi è sottomesso.
ed è palese come gli interessi, dell'individuo coincidessero con quelli della comunità. E mi chiedo, in questo comune è stato o è sempre così? Gli interessi dell'individuo hanno sempre coinciso con quelli della comunità? Personalmente ritengo che a volte si sia persa o si perda la retta via, l'interesse privato abbia prevalso o prevalga sul bene comune. Ognuno, come era uso degli antichi greci, dovrebbe trovare la propria realizzazione nella partecipazione alla vita collettiva e nella costruzione del bene comune. Ciò detto, entro nel merito delle domande che mi sono state poste, e vado a ricordare l'evoluzione che mi ha visto candidato a sindaco circa 3 anni fa, con il sostegno e l'appoggio di 4 liste civiche. Liste civiche tutte con sensibilità politica vicino al centrodestra, e ciò per qualità di programmi politico-amministrativi espressi, che poi sono confluiti nel programma politico-amministrativo di Giuseppe Tania Sindaco. Tanto che l'allora onorevole Musumeci, attuale presidente della regione, uomo politico di riconosciuta qualità morale e politica appunto, aprì la mia campagna elettorale. La mia azione di governo per la mia città è stata dunque improntata da sempre, avendo ad ispirazione il bene comune e le ricette amministrativo-politiche di centrodestra, tant'è che nell'ultima tornata elettorale, condividendo appieno il programma di governo della Regione Sicilia elaborato dalla coalizione di centrodestra e soprattutto condividendo appieno la figura politica di quello che poi divenne governatore della Regione Sicilia, cioè l'onorevole Musumeci, decisi di dare il mio diretto e personale contributo candidandomi nelle file di un partito di area moderata collegato con il centrodestra, l'UDC, di cui non ho mai posseduto la tessera di partito, ma nei cui vertici regionali, espressione del partito in giunta regionale, ho trovato supporto amministrativo quelle volte in cui ce n'è stato bisogno. Peraltro, le situazioni di disagio che il nostro territorio vive, un territorio ai margini, un territorio lontano dalla centralità delle scelte condotte nei tavoli regionali, nelle istituzioni regionali, impongono ad un'istituzione, quale il sindaco, capacità di dialogo e interlocuzione con tutte le forze politiche che hanno un ruolo istituzionale. E a questo dialogo e a questa interlocuzione non mi sono mai tirato indietro, anche nei confronti di soggetti politici che non sono certo in linea con le mie idee politiche. Ad ogni modo, ritengo dunque di poter affermare, senza tema di smentita, di aver dato il mio personale modesto contributo elettorale all'attuale coalizione di governo della Regione Sicilia, all'attuale Presidente della Regione, di cui ad oggi condivido il pensiero e l'azione, nonché di aver contribuito, certo indirettamente, attraverso la mia candidatura e il mio consenso elettorale ottenuto, a far sì che gli attuali assessori regionali abbiano ricevuto mandato di governo, con la mia personale speranza che questo mandato venga esercitato per il meglio, nel tentativo di risollevare le sorti di una Sicilia sempre più in affanno, in difficoltà e dai margini dell'Europa. L'ultimo rapporto Smiels parla appunto di una situazione di fuoriuscita da parte dei giovani davvero drammatica. Alla luce di ciò ritengo di avere titolo nel dire che il mio pensiero è più in linea con il centrodestra di quanti si ritengono, di quanti si professano rappresentanti di questa coalizione, salvo poi fare accordi con persone rappresentanti politici di espressione di centrosinistra. Per quanto attiene la richiesta di chiarimenti sulla linea politica degli assessori che compongono la mia giunta, è noto a tutti che, salvo l'assessore Nigrelli, appartenente a Diventerà Bellissima, gli altri assessori sono espressione della società civile scelti in modo comune e condiviso dai sostenitori della mia candidatura e dalle stesse liste civiche costruite in appoggio della stessa, tanto per vostra fortuna conoscenza. Penso che la risposta sia esaustiva. Non solo, aggiungo, l'articolo 13 del sindaco citato
recita testualmente: l'interrogazione consiste in una domanda presentata per iscritto e rivolta al sindaco o al presidente per conoscere un determinato fatto riguardante l'amministrazione in generale, se sia vero e se sia pervenuto a loro conoscenza. Quindi io chiedevo al sindaco di sapere se lui ancora ad oggi appartiene all'UDC o non appartiene all'UDC. Non solo, ma andiamo a ritroso. La nostra interrogazione nasce solo da alcune dichiarazioni del sindaco, precisamente la prima il 4 aprile del 2018, quando a seguito della bocciatura del PEF lei ha fatto il ballone, che stava ingannato, non ricordo ora, rilasciò un'intervista dicendo: chiederò subito una verifica politica per capire se il movimento diventerà bellissima, farà parte della giunta o meno, e ha rincarato la dose il 12 luglio. Ma diventerà bellissima di lotta di governo, dove il sindaco dice: quindi cosa intende fare? Chiederei ai vertici di diventerà bellissima di fare chiarezza su quale essere, su quale vuole essere il suo ruolo nell'amministrazione Catania, legittimando qualsiasi decisione. Non sono io ambiguo, ma diventerà bellissima ambiguo il 12 luglio. Quindi, per dare seguito a quello che ha detto il sindaco, prima il 4 aprile e successivamente il 12 luglio, noi abbiamo presentato questa interrogazione. Da quello che lei ha letto, lodevole, però io ad oggi ancora, onestamente, non capisco se lei continua ad appartenere, messo che lo è stato, al partito dell'UDC, e come dica lei che l'amministrazione di centrodestra, a chi si rivede, quale linea segue, quale partito segue, chi è il loro leader. Noi siamo stati chiari fin dall'inizio. Amministrazione è giunta, no. Quindi per me la risposta bella, nel formato, carina, ma poco concreta. Io sindaco, mi permetto come presidente e come firmatario dell'interrogazione di dire la mia sulla sua risposta. Lei, quando non vuole dire niente o quando non ha niente da dire, parla mezz'ora dicendo niente. Lei oggi è partito dai greci dandoci delle lezioni di greco che probabilmente non ha neanche studiato perché ha fatto la ragioneria. Comunque prendiamo per buono quello che ha copiato, perché la polis è veramente questa. Noi chiedevamo solamente, come ha detto il consigliere Mangino, dato che lei per ben due volte ha chiesto una verifica politica che poi non ha fatto, io gli ho facilitato il compito, io e il consigliere Mangino, di fare questa benedetta verifica politica, perché ad oggi non si capisce lei di quale partito è. Si dice che lei cerca casa e non trova. Mi sembra il film di Totò cerca casa, che ancora a distanza di 3 anni deve decidere a quale partito, diciamo, aderire. A noi francamente non interessa lei a quale partito aderirà, ma date le sue uscite sui social e sui giornali, che doveva fare questa verifica politica, voleva parlare direttamente al presidente Musumeci, io credo che lei non ha i titoli oggi per parlare al presidente Musumeci, perché non appartiene a nessun partito politico del centro-destra. Io stasera gli ho dato un assist per venire fuori da questa sua ambiguità politica, in quanto non si capisce bene cosa voglia fare, e l'abbiamo fatto anche in considerazione delle elezioni probabilmente provinciali e sicuramente europee che ci saranno fra qualche mese. Quindi io prendo atto, in qualità di rappresentante del centrodestra, di un partito che rappresenta il centrodestra, e quindi non so neanche come finire questa mia considerazione, nel senso che prendiamo atto che il sindaco Mussomeli è un sindaco di centrodestra virtualmente, che però si è candidato con l'UDC, non appartiene all'UDC, ma non appartiene neanche a nessun gruppo politico, partito politico del centrodestra. Io credo che potremmo chiudere così, ovviamente ci saranno dei risvolti politici, sì, subito ti dico la parola, probabilmente ci saranno dei risvolti politici su questa sua considerazione. L'ultima cosa, lei parlava di l'assessore Nigrelli come assessore di Andrea Bellissimo. L'assessore Nigrelli
intanto è un assessore di Alleanza Cittadini, come da accordo clandestino fatto da lei col compianto dottore Mancuso, che poi dove l'assessore Negrelli sia diventato aderente a diventare Bellissima, è un incidentale, ma l'assessore Negrelli per me è un assessore di Alleanza Cittadini. Come poi lei, il 20 dicembre 2016, aveva presentato un documento firmato da lei e da 12 consiglieri che a finitura delle regionali doveva provvedere a dare rappresentanti in giunta alle liste che lo avevano appoggiato, alle liste civiche che lo avevano appoggiato, 20 dicembre 2016. Siamo a dicembre del 2018, lei non ha fatto niente, quindi il consigliere Negrelli, l'assessore Negrelli, è un assessore di Alleanza Cittadina, la sua giunta è una giunta personale, o quasi dire tecnica, poi non è per niente una giunta politica. Ovviamente questo avrà un peso politico nello scacchiere, nella geografia politica di questa provincia. Ho finito e vedo la parola. Grazie Presidente, lei sbaglia in una cosa, intanto non le ha attribuito nessuno la patente di capire se io posso o meno parlare con l'onorevole Musumeci, non è certamente lei a darmi la patente se posso parlargli o meno. La seconda cosa, mi pare che voi scriviate in questa riflessione, diventerà Bellissima presente con tre consiglieri, Mancino, Negrelli, Salvatore e Valenza Calogero. Vorrei capire com'è la situazione, cioè quando scrivete voi appartiene a Diventerà Bellissimo, quando non scrivete voi appartiene a un'altra lista. Mi pare come il gioco delle tre carte, per esempio lei ha citato Totò, io le cito il gioco delle tre carte, mi pare che siate bravi a fare questo. Terzo elemento, io ho parlato di ambiguità e lo sottoscrivo, continuo a sottoscriverlo perché, come dicevo, io ho il piacere di aver in giunta l'assessore Negrelli che sta lavorando, io ritengo, bene con la nostra giunta e che quindi appoggia tutte le attività, e di questo c'è testimonianza in quest'aula, e invece ho altri due consiglieri di Diventerà Bellissima che evidentemente, lo sottoscrivo ancora, fanno accordi con altri partiti di centrosinistra più o meno sotterranei. Quindi è evidente che io ho detto, dichiarato al giornale che chiederò a Diventerà Bellissima se vuole essere di lotta di governo, lo ribadisco ulteriormente, anzi lo rilancio e chiederò appunto ai vertici del partito, che certamente non è l'onorevole Musumeci, perché l'onorevole Musumeci credo abbia altro a cui pensare, purtroppo una Sicilia a cui pensare, ma certamente ci sono i responsabili regionali del partito a cui chiederò appunto cosa vuole fare Diventerà Bellissima, se essere di lotta o di governo. Sì, no, io Presidente, poi per favore vorrei dire. No, scusa, no, subito ti ho la parola. Il sindaco bleffa come solito suo, come sa fare lui. Gioco delle tre carte, possibilmente uno fa il gioco delle tre carte. Lui fa il baro a poker perché è bravo in questo. Noi siamo tre consiglieri di Diventerà Bellissima dall'inizio. Prima però di. Prima di Diventerà Bellissima, perché siamo. Allora, mi scusi, mi faccio parlare. Noi ci siamo nominati, abbiamo aderito a Diventerà Bellissima in consiglio comunale nel febbraio o al marzo del 2017. L'assessore Negrelli diventa assessore, credo, nel gennaio o nel dicembre del 2016. Quando si è dimesso l'assessore Mancuso. Quindi l'assessore Negrelli è l'assessore di Alleanza Cittadina, come l'accordo clandestino fatto da lei il 5 maggio 2015, cosa che nessuno sapeva, signor sindaco, che poi l'assessore, il consigliere Negrelli, l'assessore Negrelli, diventerà Bellissima, ripeto, è stato una controversiale, ma non è stato. L'assessore Negrelli non rappresenta Diventerà Bellissima, rappresenta Alleanza Cittadina. Questo che sia chiaro.
Io, Presidente, se posso prendere la parola, se mi permetto, vorrei intervenire finalmente anche per l'imbarazzo in cui mi trovo, perché ho un rapporto di parentela e di grande rispetto per il Presidente, che mi ha cresciuto sin da quando ero bambino, ma ho anche un rapporto di amicizia con il Sindaco e di grande rispetto, sia politico che in questo caso possiamo dire realmente personale. Vorrei correggere il Presidente, perché io non ho fatto, e Salvatore Rancuso, il compianto, scusate, non ha fatto nessun accordo clandestino. Noi siamo stati lì, insieme, abbiamo fatto un accordo politico, il Sindaco l'ha votato, lo sono io l'assessore di Alleanza Cittadina. Quanti ne erano a corrente? Non lo so, per quanto mi riguarda il mio accordo è stato votato, quindi dico, vorrei correggerla, perché Salvatore Mancuso né Totini Grelli hanno fatto un accordo con il questo Presidente, voglio che venga rettificato da parte sua, perché assessore, mi fa stare molto male quando lei dice queste cose. Non era riferito al dottore Mancuso, che ha fatto la sua parte di leader allora di Alleanza Cittadina. Io quando parlo di accordo con il destino mi riferisco al Sindaco, che all'insaputa di tutti è andata a barattare la presidenza del Consiglio, è andata a barattare, c'è signor Sindaco, lei lo sa, signor Sindaco, lei lo sa, non metta se vento di mentire, non metta se lei sapeva perfettamente, perché era corrente perfettamente. Lei è un falso, un bugiardo e un baro. Lei è un falso, un bugiardo e un baro. Non credibile. E mi fermo qua, caro Presidente, non si fermi. Ormai la ruota non gira più per lei, signor Sindaco, lei è un falso, lo conoscono tutti, hanno capito, getti la spugna, deve gettare la spugna. Lei non è lei a deciderlo, caro Presidente, se ne faccio una regione, una ragione. L'interrogazione non prevede botta e risposta, o facciamo sempre deroga al regolamento e ce ne andiamo sempre a luna. Segretario, per favore. Io no, consigliere Monini, questo è un discorso, era un'interrogazione. La mia è una richiesta di intervento per richiamo al regolamento. Il regolamento lo prevede. Avete parlato tantissime persone che non erano tenute a parlare, che non dovevano parlare, compreso lei, compreso l'assessore di Grenza. Se permette, voglio parlare anche io richiamando il regolamento. Grazie. Allora, i vostri discorsi interni, che a me personalmente interessano poco, porto clandestino, non clandestino, questo lo sapete voi e chi c'era a quell'accordo preelettorale con le altre cittadine. Però c'è un punto, Presidente, e su questo punto bisogna fare un attimo di chiarezza. Allora, io faccio un richiamo al regolamento, perché all'articolo 19 si parla di gruppi consiliari. Tutti i consiglieri sono tenuti, è vero, come dice il Presidente, il Sindaco, i consiglieri non sono tenuti a manifestare la loro appartenenza politica, non lo devono dichiarare, ma devono dichiarare di quale gruppo consiliare fanno parte. Allora, io sono andato a riprendere le liste con cui ci siamo tutti presentati alle ultime elezioni comunali. La lista Mussomelli Bene Comune ha i suoi esponenti in aula consiliare nei consiglieri Nigrelli, Gianluca, Schembri Carmelo, Bullo Vincenzo e Pilene Grazielli. E non mi pare che loro abbiano presentato una dichiarazione di modifica di questa lista consiliare. La lista Uniti per Mussomelli ha una sua espressione con i consiglieri Misurata Calogero, Valenza Jessica, Mancino Ruggero, o meglio, aveva Mancino Ruggero. Ora veniamo al dunque. La lista PDR Sicilia Futura è rimasta tale e quale, Capovici, consigliere Castiglione, Sciarrino, è stato aggiunto Amico Serbuccio, che è entrato e l'ha dichiarato in aula consigliare che faceva parte della lista Sicilia Futura. Il PD è rimasto così com'è, con i consiglieri Mudì, Mazzolano e Geraci. C'è qualcosa che non torna, Presidente, e questa volta mi rivolgo è al Sindaco, è al Presidente, è all'assessore Migrelli e al consigliere Mancini. Perché, vede, in un articolo l'assessore Migrelli dice: c'è rispetto per il mio doppio ruolo di consigliere e di assessore. E fin qui nessuno mette in dubbio queste parole. Tutti abbiamo rispetto del consigliere Migrelli e dell'assessore Migrelli. Però vede, anche il sindaco, lei dichiara sul giornale, diventerà bellissima dell'otto di governo, l'ha dichiarato 2 mesi fa, doveva fare chiarezza con Musumeci, con Stanganelli, con chi suggerivano, no? Però c'è un'ambiguità, e questa ambiguità è tutto del gruppo, diventerà bellissima.
Eh sì, ho capito, ma lei è sindaco, signor sindaco, lei è sindaco, ha un assessore che diventerà che si professa di diventerà bellissima, che è in quota amministrazione perché è esponente di Alleanza Cittadina. Ha due consiglieri che diventerà bellissima che sono opposizione. Il nocciolo della questione è tutto in diventerà bellissima. Allora, sindaco, o lei chiede all'assessore Nigrelli di fare un passo indietro, di uscire da diventerà bellissima, ed è espressione di Alleanza Cittadina, appunto, oppure lei fa chiarezza con il presidente Musumeci, con Stanganelli, e dice: signori miei, a Musumeci diventerà bellissima, da chi è rappresentato? Dal presidente Valenza e dal consigliere Mancino, o è rappresentato dall'assessore Nigrelli? Perché qui non ci capiamo più nulla. Allora, io dico, recentemente, però presidente, stiamo entrando nel merito, non mi pare che non stiamo entrando nel merito, scusami. Allora io leggo questo, stiamo entrando nel merito, quindi non facciamo rispettare il regolamento, non più tardi del 25 sindaco, parlo a lei, non più tardi del 25 luglio 2018 l'assessore consigliere Nigrelli scrive un comunicato stampa in cui elogia il vostro operato, attacca personalmente me, ma è una questione di stile. E c'è un bel logo di diventerà bellissima. Allora io chiedo al consigliere Mangini e al consigliere Valenza: voi sottoscrivete questo documento? Lo condividete? Perché se no il problema è dentro il vostro gruppo. Però ripeto, il referente è il consigliere Mancino o è l'assessore Nigrelli? Perché se no qua non ci capiamo. L'assessore è maggioranza e opposizione, non può funzionare. Io ho rispetto per il ruolo. L'assessore Loconte è consigliere e assessore, ma è consigliere di maggioranza e assessore di maggioranza. Il consigliere Nigrelli è consigliere di opposizione e assessore di maggioranza. Dobbiamo cercare di capirci. Allora io dico e la chiudo. A me non interessano le appartenenze politiche, però per una questione di chiarezza e di rispetto nei confronti dell'aula consigliare bisogna capire, diventerà bellissima, è costituita da consigliere Mancino e dal presidente Valenza o è costituita soltanto dall'assessore Nigrelli? Chi comanda Musumeci su diventerà bellissima? Perché se no o i due consiglieri diventerà bellissima buttano fuori l'assessore Nigrelli, oppure viceversa l'assessore Nigrelli si fa portatore diventerà bellissima all'interno dell'amministrazione Catania e voi due ne prendete le conseguenze. Cioè è lì che bisogna fare chiarezza, non sul fatto delle appartenenze politiche che poco mi interessano e poco mi entusiasmo. Però ripeto, non è neanche una questione personale. L'assessore Nigrelli, sì, concludo. L'assessore Nigrelli non può stare dentro un partito che è opposizione e stare dentro la maggioranza. Prende una decisione, cioè, ripeto, con tutta la buona volontà, con tutto lo sforzo che posso mettere, è una situazione ambigua, anormale. E lo stesso sindaco lo dichiara il presidente, lo dichiarano tutti. Quindi prendete una decisione. Grazie. Io vorrei, per me, causa, sì. Presidente, vorrei solamente ribadire che sono stato eletto con l'Alleanza Cittadina. Il popolo mi ha dato mandato di fare il consigliere comunale. Un accordo non clandestino ma politico con il sindaco Catania mi ha consentito di prendere questo ruolo, questa carica. Il sindaco ha onorato questo accordo che abbiamo fatto, ripeto, politico, e io non capisco lei cosa cambia. No, io dico, cioè, lei, tutto questo che lei sta dicendo è tutto corretto. Però, guarda, io mi faccio parlare, io non capisco lei cosa cambia. Io ho aderito a diventerà bellissima il febbraio 2017, dopo che l'accordo era già stato stipulato. Avevamo già un assessore in giunta e io, per quanto mi riguarda, sono assessore e consigliere attualmente, faccio parte di un movimento che si chiama Diventerà Bellissimo, che fa riferimento ad un presidente regionale, ma a livello amministrativo cosa ne cambia? Mi perdono.